comune non ha oggi le competenze per costruire una città intelligente, e investire sui ragazzi invece che ce l'hanno. I 18 ragazzi che sono stati selezionati hanno insomma dei curriculum di alto livello che possono prospettare alla macchina amministrativa di costruire la visione, ma soprattutto di attrarre quei finanziamenti che poi mettono a sistema questa visione. Due gruppi da 9 per 2 anni si metteranno al lavoro insieme alla struttura comunale, in che modo? Lavoreranno insieme alla struttura comunale in prima battuta per costruire appunto un piano a lungo termine, un piano strategico sulla città intelligente, su Siracusa intelligente, dall'altro per mettere a sistema dei piani di gestione di quelli che sono già alcuni finanziamenti che abbiamo avuto, tipo l'illuminazione a LED, il sistema wifi, le spire semaforiche, e quindi immaginare che in realtà le nuove tecnologie non solo dialogano tra loro, ma soprattutto poi in realtà riescono ad essere gestite e quindi anche manutentate dalle ente pubblico. E poi l'ultimo passaggio, che è quello della loro formazione, perché i ragazzi avranno la possibilità di dialogare non soltanto con la macchina amministrativa, ma anche con i ministeri, il CNR o l'IBM, tutti i partner che in realtà hanno accompagnato il comune di Siracusa già alla costruzione di quelli che sono i primi progetti sulla Smart City. Si può leggere quindi lo Smart Lab come un duplice tentativo: da una parte quello di avvicinare i più giovani alla vita amministrativa o più in generale alla vita cittadina, e dall'altro il tentativo di sfruttare positivamente, è chiaro, quelle che sono le competenze, le professionalità del territorio, senza la necessità di doverle far andare via. Sì, io dico proprio così. In realtà lo Smart Lab è un esperimento a doppio canale, nel senso che i ragazzi non saranno quei 500 euro che faranno la loro differenza o che le daranno uno stipendio, ma sono in realtà dei liberi professionisti che hanno la possibilità di acquisire delle competenze proprio attraverso il dialogo e a lavorare all'interno di una macchina amministrativa. E dall'altro, ovviamente, la macchina amministrativa ne ha un vantaggio, che è quello di crescere anche lei, grazie attraverso a questa commistione di forze nuove, ma soprattutto di competenze specifiche. Come sei venuta a conoscenza della possibilità di partecipare a questo Smart Lab? Dal sito del Comune di Siracusa, anche perché avevo già collaborato, diciamo, con l'ufficio programmi complessi, ma soltanto per quanto riguarda il progetto Genius, che ho seguito insieme all'Ordine degli Architetti e che insomma ha avuto degli ottimi risultati, e anche avevo seguito il lavoro e il report di IBM, che è proprio sulla Smart City, ed insomma è stato un lavoro molto interessante. Sono state un po' di polemiche in fase di presentazione del bando, ma voi da diretti interessati invece l'avete trovato subito interessante? Sì, molto interessante, era molto interessante, si rivolgeva tra l'altro a giovani con esperienze non, mi è sembrato insomma un'iniziativa assolutamente lodevole, anche di grande anche novità rispetto un po' a quello a cui siamo abituati dalle amministrazioni locali. Come si parte? Con la volontà di cambiare la città, con la volontà di migliorare, con la volontà di indicare una strada? Che farete? Allora, sicuramente partiremo con la volontà di cercare di mettere le nostre competenze a supporto delle decisioni poi che prenderà l'amministrazione comunale. In un certo qual modo il primo mese cercheremo di realizzare e di redare quello che sarà un programma operativo, ognuno per la propria area di competenza e ognuno con il proprio gruppo di lavoro, che poi saremo tutto un gruppo, diciamo, unito in questo. In questo modo cercare di essere anche in qualche modo sul pezzo delle Smart Cities, che comunque è una tematica attualissima in cui si parla in tutta Europa, e quindi che anche Siracusa sia arrivata a questo con anche altre iniziative e programmazioni precedenti, quali ad esempio il piano strategico o altro, dà sicuramente una spinta in più all'amministrazione comunale. Sicuramente dalla vostra la forza, la carica di giovani professionisti, dall'altro preoccupate, spaventate dall'impatto con una macchina come quella comunale, che proprio rapida non è? Allora, dire di no sarebbe un po' una bugia, nel senso che veniamo tutti da esperienze lavorative diverse. Io in primis non ho mai lavorato per un'amministrazione comunale, è la prima volta, mi sono interfacciata come assistenza tecnica per diversi progetti, ma lavorare all'interno forse è un'altra cosa, scontrarsi un po' con la burocrazia e altro, però sicuramente penso che, diciamo, i giovani possano dare una grande spinta all'amministrazione comunale con il loro entusiasmo, con anche la loro voglia di fare, quindi potremo secondo me portare tante cose positive all'interno dell'amministrazione. We'll be right back.